presentato a Segrate il patto territoriale per il lavoro Sud-Est Milano. Il protocollo d'intesa alla base di questo progetto, che coinvolge i comuni dell'area e AFOL, permetterà di gestire in modo efficace le opportunità occupazionali che lo sviluppo del più grande shopping center di lusso in Europa sarà in grado di creare in tutta l'area coinvolta. Le previsioni stimano in diverse migliaia gli addetti alla fase di cantiere, oltre al coinvolgimento di numerosi cittadini provenienti dai comuni aderenti al patto. Un patto molto importante, siamo molto orgogliosi di poter gestire, essere insieme al comune di Segrate e tutti gli altri comuni in questo percorso molto positivo che porterà un'occasione di lavoro importante con numeri veramente significativi per la città metropolitana. Quindi ancora una volta noi possiamo sottolineare l'importanza delle tematiche del lavoro per quello che riguarda l'impegno di Città Metropolitana verso i propri territori. Io penso che siamo davvero davanti ad una ottima opportunità, un investimento importante che muove anche grandi opportunità di lavoro ed è veramente significativo che gli enti interessati, quindi dai comuni alla Città Metropolitana, alla Regione, si mettano di fronte a questo grande impegno con la volontà di farlo in maniera condivisa. Tutta l'area metropolitana sta diventando fortemente attrattiva da un punto di vista di investimenti stranieri e nazionali e noi dobbiamo essere all'altezza delle situazioni.